per anni la nostra professione è stata quasi autoctona perché gli specialisti di secondo livello o di terzo livello li vedevamo come un outsider, qualcosa che veniva al di là di quello che ci di impellente. Quindi questa domanda mi pone un grosso ed è stata poi la causa dell'attuazione di questo progetto dell'Italia, che è orograficamente diversa. Il rapporto con lo specialista può essere diretto quando è possibile, tipo a Napoli, in cui l'immediatezza delle visite può essere data sia da un punto di vista, tra virgolette, privato che convenzionato. La corsa richiesta di questi specialisti ci ha portato all'utilità dell'audiologia. Ma il mio progetto non è solamente confinato alla Campania, ma penso della Campania alle zone così montuose come può essere il Cilento, dove avere una visita otorino è molto improbabile o molto difficile da avere. E quindi avere un progetto di teleaudiologia che permette alla mamma di recarsi dal proprio pediatra e in tempo reale, riusciamo a fare la visita ed avere una risposta al problema del bambino, mi è sembrata una cosa veramente importante. La seconda cosa ancora più importante è la condivisione del problema. Come sappiamo, in Italia la medicina è a compartimenti stagni. C'è il pediatra, il generico, l'ospedale, il territorio, l'università. Avere la possibilità di mediare, di mutuare il rapporto con uno specialista direttamente e in tempi brevissimi, come può essere il tempo di una visita nel tuo ambulatorio, penso che sia il futuro. Un altro problema poi è telemedicina, che non sia solo teleaudiologia, e tutte le probabilità che il pediatra possa prendere in carico pazienti ospedalizzati, per esempio, senza le lunghe degenze che questi pazienti possono avere. Per cui penso che la telemedicina, ma nello specifico la teleaudiologia, sia il futuro, diciamo, della nostra professione.